Diciamo che non è proprio una scoperta, perché alcuni dei componenti della famiglia Neziri, non tutti, erano già stati attenzionati dai nostri uffici, tant'è che erano stati già arrestati in precedenza, quindi non è proprio una novità, ecco. Una vera e propria famiglia criminale, quella Neziri, nel giro di 24 ore protagonista di due operazioni di polizia che solo il caso ha voluto si collegassero tra loro. Partiamo da ieri pomeriggio, quando in via Rigopiano scoppia l'ennesima lite tra condomini, si scoprirà poi abusivi, delle palazzine atere in zona ospedale. Il capofamiglia Neziri, Mohamed, 43 anni di origini slave, litiga violentemente con un 32enne macedone e con suo nipote di 22 anni. Dalle parole pesanti si passa alle offese e infine alle coltellate, quando arrivano a supporto del padre anche tre figli, due maggiorenni, uno dei quali fermato dalla squadra volante in flagranza di reato, l'altro ancora irreperibile, ed uno minorenne di 16 anni. Per tutti l'ipotesi di reato è tentato omicidio, perché le vittime, anche loro con precedenti di polizia, nel frattempo sono finiti in ospedale, operati d'urgenza per le ferite d'arma da taglio e tuttora in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. Nel frattempo, mentre la polizia metteva a posto nel corso della notte tutte le tessere di questo puzzle, l'indagine si intrecciata con un altro componente della famiglia Neziri, un altro dei figli di Mohamed, Irfan, 27 anni. Nel frattempo, agli arresti domiciliari in via Aldo Moro a San Donato per una rapina compiuta alla Biper di Francavilla nel marzo 2017. Questa indagine parte però dal giro di prostituzione della stazione centrale, scoperto ad aprile 2017 dalla polizia di Pescara. La prostituta italiana al centro della vicenda ha denunciato un'aggressione compiuta da Irfan nella sua abitazione a febbraio 2017, apparentemente senza un motivo. Invece, si è scoperto poi grazie alle indagini, alla base c'era un giro di prostituzione e di spaccio di droga. Irfan Neziri, assieme alla complice Daniela Nonnati, 39 anni, aveva messo in piedi un giro di spaccio di droga nella movida pescarese di via delle Caserme e delle Torri Camuzzi, servendosi di corrieri tutti minorenni. Non solo, lo stesso Irfan voleva inserirsi anche nel racket della prostituzione e, sfruttando il debito per l'acquisto di droga del compagno della prostituta pescarese di origini albanesi, voleva a tutti i costi che la donna insegnasse il mestiere ad una sua protetta, portando sulla strada. Sia per Irfan Neziri che per Daniela Nonnati sono stati emessi provvedimenti di custodia cautelare da parte della procura pescarese con l'accusa di spaccio di droga e lesioni. L'indagine però è destinata a completarsi di altri tasselli nel giro di poco tempo.